Dio ama chi dona con gioia. Ad ogni nostro atto disinteressato, Dio davvero esulta con tutti i suoi angeli e santi. E questo perché trionfa la verità e Dio ama la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Ogni nostro dono completa l'autocreazione perché ci rende simili a Dio. Amare non è facile. Lo stesso Erik Fromm ribadisce che amare è un'arte. I mistici sanno bene che chi si appresta ad affrontare la via dell'amore dovrà attraversare il deserto come il popolo ebraico che doveva essere liberato dalla schiavitù d'Egitto, come i grandi profeti, ultimo dei quali Giovanni Battista, che doveva preparare le vie del Signore, come è Gesù Cristo, che si era ritirato nel deserto mosso dallo Spirito, come San Paolo, che dopo la caduta da cavallo si ritira nel deserto per un periodo. Il deserto è assenza di forme, di colori, di acqua e di cibo e di ogni forma di vita. In esso ognuno è messo a confronto con se stesso per poter essere fortificato dallo Spirito ed entrare nella pura fiamma dell'amore che brucerà ogni scoria. Dio è infinita purezza e chi vuol vederlo deve raggiungere la massima purezza. Senza l'aiuto dello Spirito nessun uomo può raggiungere la similitudine con Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Ogni forma di amore umano è inquinato da qualche determinismo, e siccome il vero amore respira la libertà, il giusto dovrà sciogliere in sé ogni falso legame, come il fuoco che libera le molecole di ogni sostanza per trasformarla allo stato gassoso. Per questo si raffigura il purgatorio con il fuoco. Il Medioevo, pur nell'eccesso simbolistico, aveva capito molto di più di quello che la nostra arrogante presunzione di uomini evoluti d'oggi non creda. Il cammino verso l'amore libero è davvero impervio e faticoso. Ognuno di noi ama, ma spesso in modo sbagliato. L'amore allo stadio nucleare è raffigurato nell'amore naturale, che è giusto ma incompleto. Esso è necessario per costituire la coesione materiale, la famiglia, l'amicizia, la società, la parentela, il bisogno economico, eccetera. Tutti legami naturali, senza dei quali si dissolve l'individualità che dovrà emergere liberamente. Essi sono finalizzati, quindi incompleti. Il vero amore non ha un fine ben preciso, ma dovrà dirigersi in Dio, che è l'alfa e l'omega di tutto ciò che esiste. Uno ama sua madre e fa bene, ama sua moglie e i suoi figli e ciò è buono, ama gli amici ed è ottimo. Ma se il suo amore è finalizzato alla parentela o all'affetto naturale, è incompleto e rischia di diventare esclusivo. Allora deve allargare la cerchia. La società gli darà le occasioni per risalire il nucleo intimistico, mentre gli alti valori morali e religiosi lo aiuteranno a decentrare le energie che lo autocostituiscono tra gli individui. In questo caso riuscirà a sciogliere i legami deterministici, liberando un'enorme quantità di energia spirituale, come avviene nella fissione nucleare. L'amore dinamico, quindi, rende liberi e scioglie tutti i legami e i condizionamenti. La somiglianza divina va conquistata e porta a risalire la dura china del Calvario per liberarsi dalle coesioni gravitazionali che fanno ricadere la materia su se stessa. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Qui entriamo nell'abisso divino, che dissolve ogni apparenza per alimentare il regno della libertà.